Ciao a tutti, oggi vorrei mostrarvi come si fa un fiocco con l'envelope punch board. Ci servono due rettangoli di carta, uno lungo 20 x 3 cm e l'altro 12 x 3 cm. Iniziamo da quello più lungo, lo mettiamo al centro arrivando ai 10 cm. Lo giriamo, lo mettiamo ancora a livello dei 10 cm e tagliamo nuovamente. No. A questo punto prendo un pezzo di biasadesivo, eccolo, e lo metto da una parte e dall'altra del fiocco. Avendo applicato i due pezzi di biadesivo, piego le alette del fiocco in questo modo. Reinserisco il fiocco e rifinisco in questo modo. A questo punto prendo l'altro pezzo di carta e ripeto la stessa operazione, solo che inizio prima dal fondo, lo metto sempre al centro e taglio. Così anche dall'altra parte, lo metto al centro e taglio. Prendo un altro pezzo di biadesivo. Nel retro del pezzo fatto prima, al centro, tolgo la pellicola e vado a centrare il fiocco in questo modo. Ripeto l'operazione, lo metto al centro, taglio, giro il fiocco e taglio. Il nostro fiocco è finito. Lo userò per la prossima creazione. Al prossimo video. Ciao!